Ciao amici, sapete qual è il punto numero uno che tutti vogliamo dimagrire ma non ci riusciamo? È la pancia! Eh già, la pancetta! Ecco 10 cibi da evitare assolutamente per dimagrire il grasso della pancia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Cibi sugar free. Tutti i cibi marchiati come light, sugar free, eccetera, contengono additivi chimici, forse peggiori degli ingredienti che sostituiscono. Il vantaggio di avere poche calorie è compromesso da questi additivi che in realtà squilibrano il metabolismo sia degli zuccheri che dei grassi e a lungo termine bloccano il potere dimagrante del corpo e le sue funzioni bruciagrassi. Fast food. Ma allora non posso mai sgarrare. Concedersi uno sfizio ogni tanto va bene, ma non deve essere la regola. La caratteristica dei cibi da fast food è essere pieni di grassi, zuccheri, sale e additivi. Tutte queste sostanze insieme squilibrano il metabolismo e bloccano il potere bruciagrassi naturale del corpo. Mangiare regolarmente i fast food ha conseguenze disastrose per la salute e la linea. Basta guardare i dati sull'obesità dei paesi come gli Stati Uniti. Troppo sale. Anche il sale in eccesso è responsabile di quella pancetta ostinata che non va mai via. Il sodio favorisce la ritenzione liquida e questo causa gonfiore e pesantezza. I liquidi poi vengono trattenuti dalle cellule adipose, così peso e centimetri aumentano anche se stiamo a dieta. Gelati industriali. Ma come? Anche il gelato? Parlo di quello industriale. I gelati industriali sono pieni di zuccheri, emulsionanti e altri additivi chimici nemici della linea. In particolare la quantità di zucchero bianco e grassi industriali crea un forte senso di dipendenza. Se vogliamo mangiare gelato, meglio scegliere quello italiano artigianale o quello fatto in casa. Salse confezionate. Le salse confezionate come maionese, ketchup, salsa barbecue, eccetera, sono un mix di zucchero, sale e insaporitori chimici. Spesso poi la cremosità è data da grassi industriali, trans o idrogenati, che rendono queste salse piene di calorie vuote. Gomma da masticare. Masticare continuamente le gomme da masticare comunica al corpo che siamo in continua attesa di mangiare e questo aumenta la produzione di succhi gastrici acidi. Le sostanze usate per dare sapore al chewing gum rendono il cibo sano poco gradevole, anzi cattivo, mentre si sposano molto bene con snack e merendine dolci e salate. Alcolici. Spesso non ci pensiamo, ma le bevande alcoliche contengono zucchero e calorie. Oltre a questo, gli alcolici aumentano l'appetito e confondono il meccanismo della sazietà. I meno pericolosi per la pancia sono birra e vino. I peggiori invece sono i cocktail, perché molti contengono direttamente zucchero. Bibite dolci. Aranciata, Coca-Cola e le altre bibite gassate sono un concentrato di zuccheri. Le calorie che contengono, e sono molte, sono calorie vuote, cioè senza nutrimento, senza contare le bollicine che gonfiano la pancia. Fritti. Tutto il cibo fritto è pericoloso per il fegato, ma anche per la linea. Durante la frittura il cibo assorbe grassi saturi, proprio quelli che ci fanno ingrassare e sono nemici di cuore e circolazione. Cibi che fermentano. La pancia sporgente può essere causata anche da gonfiore e fermentazione, non solo grasso. Anzi, la pancia gonfia è una situazione ancora più diffusa del grasso addominale. I cibi che causano gonfiore più di frequente sono i latticini, anche perché secondo le più recenti statistiche, oltre il 60% delle persone sarebbe intollerante. Anche gli abbinamenti non corretti di cibo possono causare gonfiore, in particolare cibi molto caldi insieme a cibi freddi, oppure mescolare la frutta e le proteine animali. Io questi 10 cibi me li scrivo sul frigo, teneteli bene in vista. Il trucco è evitare di comprarli, così si evitano anche le tentazioni. Per conoscere altri modi naturali di dimagrire la pancia, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!